Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhatta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhatta Shishi Gornitai Ki Jai Hare Krishna, allora bene trovati tutti. Com'è l'esperienza all'aperto? La festa all'aperto? Si sta bene? Non, né troppo freddo né troppo caldo? Si sta bene? Benissimo. Così possiamo essere un po' di più, stando nelle regole. Mi raccomando, stiamo attenti anche dopo, non tenerci attenti. Dobbiamo seguire le regole di questo mondo, ma infatti in un certo senso la cosa più difficile per i devoti dedicati così alla coscienza di Krishna è controllare, no? Controllare i sentimenti spirituali, l'estasi, no? La gioia che sorge nel cuore in queste feste, perché tutti vorrebbero danzare, abbracciarsi, no? Invece dobbiamo controllarci un po'. Ma come diceva alle volte i maestri dicono, dobbiamo imparare a danzare anche nel cuore, no? Danzare. Tenere, esprimere col servizio in altri modi il nostro affetto alle persone. In questa situazione nella quale ci troviamo oggi si stanno imparando tante cose. La gente ha imparato, per esempio, a salutarsi più così, un po' più a distanza invece, che è un po' la cultura. Comunque, appunto, una delle caratteristiche della Bhakti, del servizio devozionale, servizio divino, è che non ci sono ostacoli materiali che possono fermarlo, perché poi è un'attività spirituale che viene dall'interno, dal cuore, quindi al massimo è come il fiume che va verso l'oceano. Un fiume quando va verso l'oceano tu gli puoi mettere tutti gli ostacoli che vuoi, ma il fiume arriva all'oceano. A destra, a sinistra, di sotto, di sopra, passa. No? Passa il fiume, non si può fermare, è impossibile. Prima o poi arriva all'oceano, magari farà una strada più lunga, gira di qua, di là, ma alla fine arriva, l'acqua arriva sempre, va verso il basso, no? Verso l'oceano. Così la devozione, quando una persona ha risvegliato la devozione divina, la devozione per Dio, non può essere arrestata da nessun ostacolo materiale. Ed è anche questa esperienza del Covid anche ci sta insegnando quello, anzi sono molte, molte di più le persone nel mondo che stanno praticando il servizio devozionale o comunque la spiritualità, c'è molto, una grande crescita di interesse in tutto il mondo, in tutte le tradizioni. Quindi è perché è qualcosa di spirituale, non può essere toccato, bloccato da nessuna circostanza esterna. Poi naturalmente siamo. Come dice, no? Dio ci ha creato col libero arbitrio, ci ha creati liberi e ognuno sceglie se dedicarci a lui o no, dedicarsi a lui o no. Alla fine Prabhupada dice, Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, il nostro fondatore, il nostro movimento, diceva, alla fine il libero arbitrio consiste in due scelte, se andare verso Dio o se stare, no? O se stare, o andare verso la ricerca del piacere materiale. Sono queste essenzialmente il libero arbitrio. Chi vuole andare verso l'evoluzione, verso la liberazione, se vuole, tutte le porte si aprono se decide di andare in quella direzione. Se invece preferisce cercare e stare attaccato ai piaceri materiali, quella è la sua scelta, con tutto quello che segue. Bene, noi siamo qua perché invece vogliamo andare appunto verso la realizzazione spirituale, sembra. Questo posto che è stato fondato, creato proprio per questo, quindi conoscendo praticamente quasi tutti voi, so che tutti avete questo stesso sentimento. Quindi adesso per il breve tempo che abbiamo, vediamo quanto abbiamo, partito un po' in ritardo, vediamo come siamo l'abhisheka, però se sta bene, non abbiamo fretta, no? Non troppa fretta, quando siamo qua possiamo rilassarci. Allora, vorrei raccontarvi direttamente qualcosa di qualche
I divertimenti di Caitanya Mahaprabhu, le attività di Caitanya Mahaprabhu sono infiniti, bellissimi, dolci, pieni di dolcezza, di insegnamento. Se posso dire due parole sulla sua, su chi è Caitanya Mahaprabhu, nel caso qualcuno non conoscesse ancora, c'è qualche ospite nuovo, anche ci stanno seguendo anche in diretta. Caitanya Mahaprabhu, dico qualche parola, ma specialmente volevo un po' concentrarmi in aspetti un po' più, se vuoi dire, più profondi, più emozionanti anche della vita di Caitanya Mahaprabhu, che toccano più profondamente il cuore. Il tattva, la posizione di Caitanya Mahaprabhu, è che è Dio, la persona suprema, Krishna stesso. Non tutte le scuole, non tutte le tradizioni accettano Caitanya Mahaprabhu come Dio, naturalmente in Occidente, ma anche in India. Ma noi stiamo parlando sulla base, sull'autorità della letteratura vedica, le scritture vediche, che sono comunque accettate da tutte le scuole tradizionali indiane e comunque sono accettate come scritture rivelate anche in altre tradizioni. Quindi i Veda dicono, ci sono tante affermazioni che dicono, che confermano, sostengono che Caitanya Mahaprabhu, che è apparso 500 anni fa in Bengala, era stato già predetto nelle scritture vediche che Dio in persona è Krishna stesso. Krishna stesso è venuto però in un'incarnazione particolare, nella posizione di devoto. Di solito Dio appare come il controllore supremo, nella sua manifestazione di, no? Colui che controlla tutto, che guida, dal quale emana ogni cosa. Invece Caitanya Mahaprabhu è sempre Krishna, ma è venuto in un proprio nel sentimento, nel comportamento di un devoto, proprio come espressione della sua grande compassione verso le persone materialiste di questo mondo. Oggi la società è molto materialista, già è cominciata un po' di anni fa e vediamo come va la situazione. Pieno di compassione per pieno di compassione, interessato al bene degli esseri viventi, Krishna, Dio, ha pensato di venire in questa forma di un devoto esemplare, un devoto che ha insegnato con la sua vita, col suo esempio, qual è un modo pratico e efficace per vivere la vita spirituale in questa era così difficile, così complicata. Vediamo, non è facile mantenere visione, entusiasmo spirituale, equilibrio in un mondo così difficile. Caitanya Mahaprabhu è venuto proprio con questo, dando l'esempio di una persona di questo tipo. E quindi è particolarmente amato, il nostro movimento è basato sugli insegnamenti di Caitanya Mahaprabhu, è particolarmente amato da tutti i Vaishnava, i devoti di Krishna, i devoti di Dio, perché è un'incarnazione, è considerata l'incarnazione più misericordiosa tra tutti gli infiniti avatar che sono apparsi nel corso dei millenni. Sono tanti quante le onde dell'oceano, dicono i Veda, gli avatar che sono venuti, nei tempi più recenti, Buddha, Gesù, Maometto, ce ne sono, no? E anche che sono alle volte Dio in persona, oppure i suoi rappresentanti, figli, profeti, e più indietro ce ne sono tanti altri. Possiamo elencare. Tra tutte queste infinite incarnazioni, Caitanya Mahaprabhu è speciale perché è il più misericordioso di tutti. Come dire, ha accettato di prendere questa forma proprio per aiutare le persone, per insegnare personalmente come si fa. Perché se no, sai, Krishna si fa presto a dire: ma lui è Dio, può fare quello che vuole, ma noi siamo povere anime cadute, povere persone, no? E allora abbiamo la licenza. No, Caitanya Mahaprabhu ci dà l'esempio di come è possibile anche in questa era praticare. E questo movimento, e i maestri almeno che hanno portato, come Srila Prabhupada, che hanno portato questo messaggio, hanno insegnato con la loro vita come è possibile restare e vivere in questo mondo così difficile mantenendo un carattere esemplare, no? Mantenendo un comportamento esemplare in un mondo così pieno di sfide, di difficoltà, di provocazioni, di tentazioni. Loro hanno dimostrato, Caitanya Mahaprabhu l'ha dimostrato e tanti dei suoi. E quindi, e fatti sono loro, praticamente parlando, poi tutti i movimenti spirituali prendono ispirazione, la principale ispirazione la prendono proprio da persone di questo tipo.
Generalmente sempre così, sono poche persone esemplari che ispirano le altre centinaia e migliaia di persone poi a praticare o a interessarsi alla vita spirituale. Bene, detto queste parole, io ho pensato di raccontarvi solo qualche breve aneddoto della vita di Chaitanya Mahaprabhu, perché così commoventi, emozionanti, no? Commoventi, meno cose che toccano vedere appunto la dimostrazione in pratica di lui è l'avatara più misericordioso, l'avatara dorato, della pelle dorata, molto misericordioso. E in particolare mi piace quegli episodi che riguardano, si chiama Shatta Praharia Ma Prakash. Shatta Praharia Ma Prakash significa la manifestazione divina di 21 ore, 21 ore. A un certo punto Chaitanya Mahaprabhu dedicò, questo avvenne proprio all'inizio del movimento del Sankirtan, quando iniziò a diffondere il canto collettivo dei santi nomi, no? Questo movimento. All'inizio era solo una persona molto elevata, molto virtuosa, un grande insegnante, studente, una persona intelligentissima, però poi dopo l'iniziazione ha cominciato a diffondere questo movimento. E Chaitanya Mahaprabhu, come ho detto prima, lui si comportava sempre come un devoto, pubblicamente, no? Quando cantava, danzava, spiegava le cose, relazionava con le persone sempre come devoto, anche se è Dio, è Krishna. Però in questo momento particolare, in questa manifestazione di 21 ore, non stop, hanno fatto un festival di 21 ore, noi ci accontentiamo 2 o 3 ore, se no magari è difficile. I devoti, questi qui erano devoti molto, andavano avanti, Chaitanya Mahaprabhu insieme ai suoi compagni più intimi, svolse questa manifestazione divina di 21 ore. Quindi, come ho detto, sempre si comportava come un devoto comune, e invece in questo caso particolare ha rivelato la sua posizione divina, però diciamo a porte chiuse, non con tutti, non con tutti. Infatti lui aveva 2 tipi anche di kirtan, faceva il kirtan aperto a tutti, canto, danze per le strade, incontrando le persone, andavano a incontrare le persone, gli parlavano di Krishna. E poi alla notte si incontravano quelli più intimi, i suoi compagni più intimi, e cantavano e danzavano. Invece di andare a dormire continuavano con le loro pratiche spirituali in grande estasi, e lì c'erano cose anche miracolose che avvenivano, che magari non sarebbero state di facile comprensione per le persone comuni. E infatti in questo caso, in questa situazione, un giorno decise di fare questa cosa, Chaitanya Mahaprabhu, e riunì e invitò, invitò, fece invitare tutti i devoti più, diciamo, più vicini, no? Più puri, diciamo così. E allora in questo caso Chaitanya Mahaprabhu si sedette sul trono di Vishnu, cioè il trono, il Vyasasan, no? Come abbiamo qui, vedete nel tempio, dentro c'è Prabhupada seduto sul trono, sul Vyasasan si chiama. Alle volte Chaitanya Mahaprabhu, anche quando, e qui siamo a casa di Shiva Thakur, Shiva Sangha, un luogo molto bello, ancora oggi si può visitare, dove Chaitanya Mahaprabhu appunto teneva questi kirtan. E alle volte nella estasi, nel kirtan notturno, alle volte si sedeva sul Vyasasan, ma sempre, come dire, in modo sembrava esteriormente inconsapevole, si sedeva, perché quello è il seggio di Vishnu, di Dio, il devoto non si siede mai sul seggio di Dio, però alle volte nell'estasi si sedeva Chaitanya Mahaprabhu. Però questa volta, quindi sedeva in modo inconsapevole, diciamo, anche i devoti capivano, è così in estasi che non si rende neanche conto dove si siede, no? È così. Però questa volta invece volutamente è andato lì, si è seduto proprio sul Vyasasan, sul seggio, sul trono di Vishnu. Allora, come dire, stavolta si è manifestato veramente per quello che era. L'ha fatto, come ho detto, con chi capiva. E quindi, e i devoti erano tutti contenti perché loro avevano già intuito, questi devoti pure avevano capito chi era veramente lui. Avevano capito che non era solo un grande devoto, era di più, era Krishna stesso, la persona suprema. Quindi
quando lui si è messo là, no, proprio convinto, allora tutti, ciao, Haribo, erano molto contenti di poter, e infatti Chaitanya Mahaprabhu permette, in questa situazione, permette di essere adorato come Vishnu, perché i devoti volevano adorarlo così, no? Il devoto vuole adorare Dio, e quindi gli hanno fatto, cosa hanno fatto? Come abbiamo fatto adesso? Hanno fatto il bagno, adesso abbiamo fatto l'abhisheka a Gornitai, Chaitanya Nityananda, e loro i devoti, avevano in persona Chaitanya Mahaprabhu, hanno portato acqua, yogurt, succhi di frutta, e tutti lo lavavano, tutti potevano offrirgli dei servizi, lavavano la testa, tutto il corpo, gli lavavano i piedi, poi offrirono preghiere, canti bellissimi, poi e nel frattempo insieme, poi gli portarono il cibo, offrirono il cibo, ci furono tante offerte, poterono cucinare per lui, e lui stava lì 21 ore di seguito, non stop, un'estasi ininterrotta, e quindi ci furono tanti bellissimi scambi d'amore, e Chaitanya Mahaprabhu era, cioè, in questa posizione, i devoti erano molto felici, soddisfatti di servirlo in questo modo, e l'estasi era veramente, tutti piangevano, alle volte cadevano a terra, perdevano i sensi, restavano immobilizzati, c'erano molti scambi molto intensi d'amore. Poi, a un certo punto, Chaitanya Mahaprabhu finiscono tutte le offerte a lui e comincia lui, adesso, cosa fa? Fare quello che gli piace. Prima ha permesso ai devoti, ha soddisfatto i devoti, loro volevano adorarlo in quel modo, li ha soddisfatti. E adesso è lui, fa quello che piace a lui. Cosa fa? Cosa piace Chaitanya Mahaprabhu? Gli piace glorificare i suoi devoti. Ama molto, così tanto, i suoi devoti che gli piace. Trova un grande piacere nel elogiare le qualità dei devoti. E infatti a questo punto Chaitanya Mahaprabhu comincia a descrivere le qualità dei devoti. Parla di Kolavesha Sridhar, io ne cito solo qualcuno perché il tempo non c'è, dico solo il nome, ne racconto per un paio. Kolavesha Sridhar, un grande devoto che era molto umile, molto povero, alcuni pensavano che neanche fosse molto normale, i materialisti, no? Cantava tutta la notte, recitava il mantra di Krishna, non capivano bene, forse perché soffre per la fame, non mangia abbastanza, no? Per quello che sembra che si lamenti. Non capiva, ma era un devoto elevatissimo, e Chaitanya Mahaprabhu lo fece chiamare, poi avrò dei bellissimi scambi, Chaitanya Mahaprabhu gli offrì benedizioni, ma lui diceva, no, non voglio niente, voglio solo servirti, non voglio nessuna cosa, ma no, ma ti do tutto, ti do i poteri mistici, vuoi? Ma no, grazie, ma ti do la sovranità sul mondo intero, ti faccio diventare un re, non mi interessa, grazie, no, voleva solo servire. Chaitanya Mahaprabhu gli dà, l'unica cosa che voglio è che tu mi permetti sempre, no, di ricordarmi di quel ragazzo, perché loro erano amici nell'infanzia, no? E quel ragazzo che veniva sempre a prendermi, perché lui vendeva, con la visita vendeva le foglie di banana per fare i piatti, per mangiare, no, in India, e foglie di banana, le banane, altre cose, fiori, li vendeva, allora Chaitanya Mahaprabhu andava a prendergli e poi si mettevano a discutere scherzosamente sul prezzo. Chaitanya Mahaprabhu tirava sempre giù il prezzo, no? Scherzava con lui. Ecco, la vescia diceva, già so, cioè, come dire, sono già poverissimo, ti ho fatto i prezzi minimi che ci sono e ancora vieni. questi scambi così scherzosi d'amore. Allora, con la vescia alla fine gli ha detto, l'unica cosa che desidero è che mi permetti sempre di ricordarmi di quel ragazzo che veniva sempre, no, a rubarmi, a prendermi i prodotti a metà prezzo, perché tutti li compravano al prezzo giusto, perché sapevano tutti a Navadvip che con la vescia era onestissimo, i suoi prezzi erano onestissimi, tutti non stavano neanche a discutere, pagavano il prezzo giusto, solo Chaitanya Mahaprabhu faceva a metà prezzo e lui glieli lasciava perché per amore, così erano apprezzati. E poi chiamò Advaita Acharya, gli raccontò Advaita Acharya per esempio alcuni sogni che aveva fatto, quindi Chaitanya Mahaprabhu ricordò ai devoti alcune cose molto intime e personali che nessun altro sapeva. Gli parlò a Advaita Acharya dicendogli, guarda quelle volte che hai fatto quei sogni, io ti ho ispirato io, e Advaita restava stupito effettivamente, no, sono io che ti ho ispirato, che ti ho detto quelle cose. E questo è interessante perché Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Dio, la persona suprema nel nostro cuore, non è solo una presenza vaga, segue tutto, ci segue, segue tutte le nostre esperienze, vicende. Prabhupada dice, non solo Dio vede le nostre azioni, ma vede anche tutti i nostri pensieri, tutte le nostre emozioni, tutti i nostri desideri, ancora più sottili, i desideri, tutti, li vede tutti, ci segue, vede e cerca, no, di
soddisfarli, chiaramente considerando anche i nostri meriti, ma è attento a tutto, a ogni aspetto della nostra esistenza. Quindi è molto bello con questi scambi, Chaitanya Mahaprabhu, con questi devoti, fa capire come lui era presente sempre nella loro vita, in ogni attimo, in ogni esperienza della loro vita. E poi ha parlato anche Murari e tanti altri devoti, insomma, raccontando aneddoti che nessuno sapeva, solo loro personali, e loro si provavano grandi emozioni, no? Grandi sentimenti molto intensi, piangevano nel vedere quanto era affezionato, quanto era attento Chaitanya Mahaprabhu alla loro vita. Sul fatto che questo fatto che Chaitanya Mahaprabhu piace molto, è molto interessato alla vita, al comportamento dei suoi devoti, questo è un principio importante. È un principio importante. Krishna, Dio, è controllato dai suoi devoti addirittura. È una delle caratteristiche della pura bhakti, del puro servizio devozionale, che è raramente raggiungibile. Non è che è così a buon mercato, perché poi dopo lui è controllato. Subito la bhakti è disponibile a tutti, chiunque può iniziare, ma se vogliamo il massimo ci vuole comunque un po' di abbandono, perché lui è poi contro, poi gli dà tutto, come succedeva a questi devoti, gli dava qualsiasi cosa desideravano diventava realtà. Addirittura lui voleva dargli di più e loro no. A me basta un po' di servizio, sono già, la felicità che provavano era già così completa che non desideravano niente altro. Quindi Dio, Krishna, è controllato dai suoi devoti e non conosce nient'altro che i suoi devoti. E in tutte le scritture è detto che ascoltando, quello che stiamo cercando di fare adesso, che ascoltando, in tutte le scritture è detto che ascoltando le glorie dei devoti si ottiene il servizio devozionale a Krishna. Quindi noi ascoltando le attività di questi devoti, con queste descrizioni di Chaitanya Mahaprabhu, è una benedizione nascosta. Quindi ho pensato di raccontarvi qualcosa, è anche una benedizione per tutti. Speriamo qualcosa anche per me che lo racconto, però specialmente per voi, no? Qui c'è chi ascolta, no? Però ripeto, Chaitanya Mahaprabhu, sto ascoltando da lui. Quindi poi chiamò Haridas Thakur, il famoso Namacharya, il maestro del santo nome, Chaitanya Mahaprabhu. Quando chiama Haridas Thakur, lì manifesta veramente la sua onniscienza. Si rivolge a Haridas Thakur e gli dice. Una premessa, Haridas Thakur diventò così influente grazie al suo canto puro dei santi nomi, alla sua purezza, alle sue qualità straordinarie, che perfino il governatore musulmano, il Qazi, del governatore musulmano si preoccupò, i leader musulmani si preoccupavano, che erano i governanti al tempo di quella zona in Bengala, si preoccuparono della sua influenza. E arrivarono al punto di dirgli: guarda, tu smetti di recitare il mantra di Krishna, se no ti puniremo, ti uccideremo. Lui ha detto: ma come faccio? Come faccio a smettere di cantare il nome di Dio? Anche se mi tagliate a pezzi il corpo, io non posso smettere di recitare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E quindi, va bene, allora, ha detto, portatelo via, bastonatelo fino alla morte, no? Gli dissero, no? Il governatore, uccidetelo, abbastonate. Ma non così solo nascosto, andate nelle piazze dei mercati, in tutte le piazze, in modo che tutti vedano come vanno a finire i miscredenti. Perché dice, avete lasciato la nostra tradizione, gli hanno detto a Ridas, e te tu vuoi continuare, ritorna alla tua tradizione, alle volte... Diciamo, a volte i religiosi sono un po' fanatici, no? Ma diciamo, la spiritualità vera è universale, abbraccia tutti, non ha questi problemi. Però qui c'erano persone un po' di questo tipo. Quindi ha detto, no? Bastonatelo fino alla morte, trascinandolo da una piazza all'altra di mercato. Ma poi alla fine Haridas Thakur si salvò. Lo bastonarono, ma non riuscivano a ucciderlo, non moriva mai. Dicendo, impossibile, impossibile. Anche i boia non riuscivano a capire, dice, ma com'è possibile? Questa persona, noi abbiamo
torturato tante persone, ma questo è invincibile, forse è davvero un grande santo, non muore mai, non solo non piange, non si lamenta, ma addirittura sorride mentre lo bastoniamo. Lui addirittura stava pensando al bene anche di queste persone. E alla fine, come facciamo? Alla fine Aridas Thakur gli ha detto, beh, gli hanno detto loro Aridas, ma se tu non muori, poi dopo il governatore ucciderà noi che non siamo riusciti a fare il compito, il nostro compito. Allora Aridas ha detto, beh, se proprio volete, allora mi lascio andare, vado. Allora si è seduto in meditazione e ha interrotto tutte le attività, completamente, no? È morto praticamente. Allora, poi gli hanno portato il corpo così, gli hanno portato il corpo al governatore, ha detto, cosa ne facciamo? Beh, è meglio non seppellirlo perché sono quelli elevati che vengono seppelliti secondo la loro tradizione. Buttatelo nel Gange, lanciatelo nel Gange e lasciate che vada così. Quindi l'hanno buttato nel Gange, il corpo apparentemente morto di Aridas Thakur, e Aridas Thakur dopo un po', ritorna alla coscienza esterna, due bracciate, arriva alla riva. E cosa fa? Si alza, riparte, torna nella sua zona e cosa fa? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E tutti, sai, tutte le persone ancora così. Quindi il risultato finale fu che non solo non riuscirono ad ucciderlo, ma lui diventò ancora più amato, più influente, più, no? Più rispettato da tutti. Allora Chaitanya Mahaprabhu, allora detto questo, ho riassunto brevemente quello che era successo. Chaitanya Mahaprabhu in questa occasione, quindi anni dopo questo evento, anni dopo le torture di Aridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu lo chiama nel gruppo qua, in questa Mahaprakash, in questa manifestazione divina, insieme ai devoti, chiama Aridas Thakur e gli dice, queste parole molto toccanti, Aridas, quando quegli Yavana sono quelle persone fuori casta, persone degradate, diciamo, che ti chiamano, quegli Yavana ti stavano picchiando nei vari villaggi, vidi il tuo dolore e discesi da Vaikunta, dal mondo spirituale, con in mano il mio Sudarshan Chakra ed ero pronto ad annientarli. Sudarshan Chakra è il disco di fuoco di Krishna, no? Dice, io quando ho visto che ti stavano torturando, non potevo tollerarlo. Allora sono sceso da Vaikunta con il mio, no, Sudarshan, il disco, ero già pronto a ucciderli, quelli che stavano, ti stavano facendo del male. Tuttavia, desiderasti il benessere, tuttavia tu desiderasti il benessere di coloro che ti stavano torturando. E infatti Aridas sapeva tutte queste cose, lui gli ha raccontato cosa era successo. Dentro di sé lui stava pregando, Krishna, proteggi queste persone, stanno facendo, come dire, stanno picchiando. Lui sapeva bene come funziona: se le persone che fanno del male a un devoto, fare del male a qualsiasi persona, anche una formica, è sempre un karma negativo, è sempre, no? È sempre, porta qualche forma di reazione. Ma che dire di un grande devoto, come un devoto così, proprio a distruzione. Quindi Aridas Thakur pregava, Krishna, perdonali per quello che stanno facendo. Quindi Chaitanya Mahaprabhu gli dice, tuttavia desiderasti il benessere di coloro che ti stavano torturando e perciò non fui in grado di usare il mio potere contro di loro, poiché tu dicevi, no, Krishna, perdonali, io volevo ucciderli, ma tu dicevi, no, e allora, capito, stavo già per... Quindi non potevo fare niente contro di loro. A causa, Chaitanya Mahaprabhu continua, a causa del tuo fermo proposito non potei decapitarli, ero già pronto a tagliargli la testa. Allora, quando vidi con che veemenza ti stavano picchiando, dice allora non ho fatto quello, non ho ucciso loro, quando vidi con che veemenza ti stavano picchiando, ti ho coperto la schiena e poi ho preso i loro colpi su di me. Pensate. Per quello Aridas non sentiva, dicevano quello picchiava, ma come mai? Sembra che non sente niente. E infatti Chaitanya Mahaprabhu gli ha rivelato anni dopo perché ho preso io i colpi su di me. Ecco le cicatrici, dice Chaitanya Mahaprabhu, ecco le cicatrici, sono ancora qui sul mio corpo. Chaitanya Mahaprabhu si toglie lo scialle, gli volta la schiena e gli fa vedere che sulla schiena c'erano tutte le cicatrici ancora delle bastonate.
Poi, dopo avergli mostrato le spalle a Ridas Thakur, quando vede questa scena, quando ha visto le cicatrici sulle spalle di Chaitanya Mahaprabhu, questo è molto importante, perché può succedere così. Anche ieri mi raccontava qualcuno che è stata un'operazione, un problema, dice: ho sentito una protezione di Krishna. Se noi preghiamo nelle difficoltà, nella sofferenza, Krishna può prendere quel dolore, può un po' anestetizzarci, diceva il mio maestro spirituale, Tama Krishna Goswami, che il devoto ha come un tipo di anestesia nel momento della sofferenza, del dolore, se si ricorda di Krishna, si intende, no? Se è nel ricordo, recita il mantra, prega con molta intensità, Krishna può ridurre la quantità di dolore che sarebbe dovuto capitarci. Quindi quando Ridas Thakur vede questa scena, vede Chaitanya Mahaprabhu che effettivamente si era preso lui, infatti per quello non sentiva niente lui. A questo punto no, si commuove così in modo così intenso che cade a terra svenuto, perde coscienza Ridas Thakur per la commozione nel capire, no, quanto è affezionato Chaitanya Mahaprabhu a lui. Poi dopo offre molte preghiere, molti sentimenti, scambi bellissimi della sua umiltà. Chaitanya Mahaprabhu però lo elogia, comincia a parlare delle sue qualità a tutti gli altri devoti e alla fine gli dà anche la benedizione, gli dice, infatti Chaitanya Mahaprabhu gli ha detto: io sono apparso presto, subito in questo mondo proprio per questo, perché tu, per sollevarti da questo disagio che provavi, perché Ridas Thakur era molto preoccupato per la situazione della società che stava diventando troppo materialista e pregava a Krishna di apparire. Cioè lui, Aridas Thakur e Advaita Acharya sono le ragioni principali o le persone che più di tutti hanno portato all'avvento di Chaitanya Mahaprabhu con le loro preghiere, con i loro richiami molto intensi. Quindi Chaitanya Mahaprabhu gli dice a Aridas: in realtà io sono venuto proprio per sollevarti dal dolore, per quello sono apparso in questa forma, sono venuto. E poi alla fine gli dà la benedizione del puro servizio devozionale. Chiaramente lui era già un puro devoto, però la pura devozione si espande sempre di più, si aprono sempre nuove porte. Non dobbiamo mai pensare ingenuamente di essere arrivati, perché si espande sempre di più, c'è una gioia che va sempre crescendo. Un altro è, quindi Chaitanya Mahaprabhu elogiò diversi devoti e invitò diversi devoti. Tutti meno uno. Uno non lo invitò, uno dei devoti cari al gruppo dei devoti, non lo invitò. Qui, come siamo coi tempi? Dovrebbe essere ancora? Andiamo avanti, poi Massimo ci lanciano qualcosa. Caterina, qui come facciamo con gli orari? L'Artic? Va bene. Qualche minuto, vediamo, abbiamo iniziato un po' dopo. Quello che ho detto, volevo contare questo anche di Mukunda, è molto bello, hai detto già il nome. Cioè, ha invitato tutti meno uno. Chaitanya Mahaprabhu ha invitato tutti, ma uno non l'ha invitato. Mukunda Datta si chiama. Questo devoto era molto amato dai devoti, perché aveva un carattere dolce, gentile, molto accomodante, forse troppo accomodante, era molto accomodante e così era, i devoti gli volevano bene, ma non era stato invitato. Ma lui venne lo stesso, stette fuori, dietro la porta, ascoltava, origliava, no? Cosa stava succedendo dentro. Però Chaitanya Mahaprabhu non l'aveva invitato, quindi non si è permesso di entrare. Allora a un certo punto, Shivas Thakur dice Chaitanya Mahaprabhu: ma siamo qua tutti, hai invitato tutti, hai parlato di tutti, ma c'è anche Mukunda. Mukunda non l'hai chiamato, come mai? E Chaitanya Mahaprabhu non manifesta molta felicità, non l'ho invitato apposta, ma rispose: dovunque egli vada, Mukunda, si intrattiene con ogni tipo di persone e parla come uno di loro. Con i devoti spiega il servizio devozionale, canta e danza in un atteggiamento devozionale. Tra l'altro Mukunda era un cantante di Kirtan bravissimo, faceva dei Kirtan bellissimi, e Chaitanya Mahaprabhu piaceva molto perché aveva devozione. Qui stiamo parlando di un grande devoto, però aveva questa, se vogliamo dire, debolezza. Diceva che lui era l'amico di tutti, diciamo, no? Che essere amici di tutti è anche una buona qualità, però
Però è difficile essere veramente amici profondamente con tutti. Ma non, vediamo dopo se c'è tempo per una riflessione. Sita Mappa continua, dice lui, sì, sta con i devoti, canta e danza, ma poi va a trovare i Mayavadi, no? I filosofi impersonalisti che dicono che Dio è solo una luce, non c'è una forma personale di Dio. E ascolta da loro lo yoga vasista Ramayana, che è pervaso di filosofia impersonalista. Chi dice, poi dice, oppure va anche con altre persone un po' materialisti, lui è amico di tutti, così ascolta tutti, non critica niente, gli va bene tutto, diciamo così. Bisogna stare attenti. E poi gli dice, Chaitanya Mahaprabhu conclude dicendo a Shivas Thakur, e intanto fuori c'è Mukunda che sta ascoltando. Chaitanya Mahaprabhu sapeva bene che c'era Mukunda che stava ascoltando fuori. E poi dice, però Chaitanya Mahaprabhu dice, chi dice che esiste qualcosa superiore al servizio devozionale, al Bhakti Yoga, mi sta continuamente picchiando con un bastone, perciò non può vedermi, perché uno che dice che, no? Che dice che il servizio devozionale, c'è qualcosa di più del servizio devozionale a Dio, l'abbandono a Dio, è come se mi stesse picchiando, capito? E quindi non voglio vederlo, perché lui, questo suo comportamento. Vi dico questa riflessione che mi è venuta prima, interessante, perché se vogliamo relazioni profonde bisogna prendere delle posizioni chiare. Se vogliamo delle relazioni vere d'amore tra di noi, bisogna prendere posizioni chiare, non è che tutto fa brodo, perché sennò diventiamo complici di comportamenti sbagliati, si capisce? Non è che tanto va bene, non voglio disturbare nessuno. Ma se il comportamento è sbagliato, non possiamo, perché ci dice chi tace acconsente. Noi, se ci sono dei comportamenti inappropriati, se sono delle offese, delle critiche inappropriate, specialmente verso la persona suprema, verso Dio, verso i suoi devoti, o in generale inappropriate verso le persone, noi dovremmo prendere posizioni. Non è che va bene tutto. Sì, va bene tutto, è più comodo, va bene tutto, va bene, ma anche cosa succede? Che in quel modo lì, sì, magari sembriamo amici di tutti, ma qui Chaitanya Mahaprabhu non l'ha invitato. Infatti Chaitanya Mahaprabhu diceva, un'altra cosa che diceva, che Mukunda è come un camaleonte, no? Un camaleonte, cambia colore, dove lo metti, no? È amico di tutti. E invece bisogna prendere le posizioni chiare delle volte, se vogliamo relazioni vere, profonde, di amicizia. Come vi sembra questo? Sì, poi siamo gentili con tutti, buone relazioni, c'è nel senso, educazione ci mancherebbe, però abbiamo bisogno di relazioni vere, voglio dire. Se una persona vive sempre no, nel limbo, non va in profondità, capito? Gentili con tutti, benissimo, ci mancherebbe, ma con qualcuno dobbiamo avere una relazione, delle relazioni vere, profonde, oneste, nel quale c'è uno scambio vero. E c'è Chaitanya Mahaprabhu, questo sta insegnando. Mi ricordo una volta, un aneddoto personale che mi è successo, che mi ha toccato, quando io ero stato già, avevo già un nome spirituale. Come si è messo? Lo voglio io. Siamo tranquilli, oggi è festival, non è rigida. Abbiamo già anticipato un'ora, adesso se allunghiamo ancora 5-10 minuti, finiamo la storia di Mukunda? Va bene? 10 minuti così. Vi racconto anche questo breve aneddoto personale che mi aveva toccato una volta. Quando io avevo già un nome spirituale, e quando poi quel maestro, diciamo, se ne andò all'inizio, io accettai Tamakrishna Goswami come maestro spirituale. Capì che insomma lui era un devoto molto esemplare, infatti tutta la vita è stato un esempio per tutti, ha lasciato il corpo nel 2002, era servitore personale di Prabhupada. E quando fu il momento dell'iniziazione, lui mi chiese, ma vuoi tenere il nome vecchio, spirituale, o vuoi un altro nome spirituale? E gli ho detto, ma anche io come natura sono un po' accomodante. No? Adesso un po' meno negli ultimi anni, però generalmente no? Ma fai tu, gli ho detto, per me va bene uno o l'altro, scegli tu.
Poi, sai, magari pensavo orgogliosamente, Mario sarà anche contento che sono abbandonato, no? Sono abbandonato al guru, fai quello che vuoi. E invece lui mi ha detto, la solita diplomazia italiana. Rimasto colpito, no? Gli italiani sono di diplomazia. Sono rimasto colpito, lui era molto intelligente. Rimasto colpito e non capivo bene come mai avesse risposto così. Mia moglie, Anuradha, che è abbastanza saggia, mi ha aiutato a capire. Poi ne abbiamo parlato un po' insieme. Sì, Anuradha, no? Ecco. Ne abbiamo parlato un po' insieme, mi fa, ma cioè, lui vuol dire, no, cioè vuole che sei tu che scegli, cioè che, come dire, se la relazione con lui è importante, cioè, dammi tu il nome, no? Preferisco cambiare il nome, sarebbe più contento se tu gli dici, dammi tu il nome che preferisci. Ci ho pensato un po' a te, sì, è vero, è più personale, si capisce il punto? È più personale, se tu vai e dici no, capito? No. Allora lui infatti poi quando gli ho detto così ha fatto un sorriso, è stato contento, ha detto sì, ok, allora. E poi mi ha chiamato Guru Charan, ha detto così, ha avuto fede nel guru, sono salvato in contropiede, dice. Sono salvato. Interessante, semplici cose. E qui Chaitanya Mahaprabhu sta dicendo quello, perché Mukunda era comunque una grande personalità, un grande devoto, una persona amata, molto gentile, tante buone qualità. Però Chaitanya Mahaprabhu quella cosa lì non gli piaceva, che era troppo liberale con persone, no, che, e, non, e non aveva una, non teneva una posizione coerente con una scelta, non ha fatto una scelta precisa. Quello è anche interessante, si fanno delle scelte precise e si arriva al risultato. Se invece continuiamo un po' di qua e un po' di là, poi senza andare in profondità. Allora, Mukunda ha sentito tutto, come abbiamo detto, era fuori, realizzò quindi che il Signore co comprendeva ogni cosa, che era, e che egli, lui, era un offensore, perché il suo comportamento aveva minimizzato la potenza del servizio devozionale. Quindi Mukunda ha capito, dice, col mio comportamento effettivamente, adesso ho capito, grazie alle parole di Chaitanya Mahaprabhu, che stavo minimizzando la potenza del servizio devozionale. Allora pensò Mukunda, non c'è bisogno che io continui a vivere, cioè era molto addolorato, gli è dispiaciuto, ha preso subito molto seriamente che lui amava veramente Chaitanya Mahaprabhu. Quindi ha detto, non c'è bisogno che continui a vivere, sono un offensore, no? Continuo a vivere. Oggi abbandonerò questo corpo offensivo, perché non so quando potrò vedere ancora il Signore, ha detto, no? Perché Chaitanya Mahaprabhu aveva appena detto, non voglio vederlo. Allora lui ha detto, piuttosto mi tolgo la vita, non so quando potrò ancora vedere il Signore. Poi chiama Shivas Thakur, che aveva parlato con Chaitanya Mahaprabhu, Mukunda gli dice, per favore, dice, almeno, come dire, sei l'ultima, prima della morte, l'ultimo desiderio, per favore chiedi a Chaitanya Mahaprabhu quanto tempo ci vorrà prima che io possa rivederlo. Adesso non mi vuole vedere, ma almeno chiedigli quanto tempo ci vorrà prima che io possa rivederlo. Allora, Shivas Thakur da Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu gli dice la richiesta di Mukunda, e Chaitanya Mahaprabhu risponde, digli a Mukunda che tra milioni di vite riceverà sicuramente, tra milioni di vite riceverà sicuramente il permesso di vedermi, cioè sicuramente, tra milioni di vite. Allora Shivas va di nuovo da Mukunda e dice, guarda, Chaitanya Mahaprabhu ha detto che tra milioni di vite devi aspettare prima di incontrarlo di nuovo. Mukunda, quando sente queste parole di Chaitanya Mahaprabhu, scoppia una grande gioia, un'estasi spirituale dentro di sé, perché dice, ah, allora mi accetterà ancora, no? Mi accetterà ancora, sì, anche tra milioni di vite, va bene. Mukunda si immerse nella felicità spirituale, poiché comprese che il Signore, pur non essendo contento di lui in quel momento, perché poi ha detto, però sicuramente in quel momento, in futuro gli avrebbe concesso la sua misericordia. Quindi iniziò a danzare, arrivo! Iniziò a danzare con grande gioia, sapendo che in futuro lo avrebbe accettato. No? Pensate che devozione che aveva per Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu
Vide quella sua danza estatica, aveva sentito di questa danza estatica, che l'aveva preso in questo modo, che esprimeva la sua profonda devozione e determinazione. Mukunda era pronto ad attendere pazientemente molti milioni di anni per incontrarlo. A questo punto, sapendo che Mukunda l'aveva presa in questo modo, il cuore del Signore si sciolse e sorridendo ordinò, gli ha detto a Shivas: vai a prendere Mukunda subito. Arrivo, portalo subito. Quando ha sentito che lui era lo stesso, portalo qui subito. Mukunda, intanto, quando è andato lì, Shivastakur, Mukunda era in estasi, che stava danzando, non capiva più dove era perché era dentro di sé, sperimentava una grande felicità e non capiva cosa stesse succedendo. Quindi i devoti lo accompagnarono, no, accompagnarono perché non era proprio, lo accompagnarono davanti al Signore. E quando vide il Signore, quando vide Chaitanya Mahaprabhu davanti a sé, che si rese conto, ah, già adesso, boom, si butta a terra, no? Dando a fare gli omaggi a Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu disse: O Mukunda, grazie alla fede e alla convinzione nelle mie parole, tutte le tue offese sono state immediatamente distrutte. Sono stato sconfitto, dice Chaitanya Mahaprabhu, sono stato sconfitto dal tuo amorevole servizio. Quindi hai vinto tu, no? Perché la tua devozione è così grande che se anche ti ho detto, lui lo stesso l'hai presa bene. Quindi ha detto: sono stato sconfitto, e quindi l'avrei accettato subito. E tutti i devoti: arrivo, arrivo, arrivo. Fu una grande, perché tutti amavano anche Mukunda nel vedere questi scambi d'amore. Tra Chaitanya Mahaprabhu e Mukunda toccò il cuore di tutti. Poi Mukunda offrì preghiere molto intense e alla fine Chaitanya Mahaprabhu gli concesse le sue benedizioni. Come ho detto, Mukunda faceva dei bellissimi kirtan, Chaitanya Mahaprabhu danzava molto felicemente i suoi kirtan, quindi alla fine gli dà la benedizione e concludiamo qua. Pujari è pronto e gli dice: tu mi sei estremamente caro, che tu possa diventare altrettanto caro a tutti i Vaishnava, i devoti. Ogni volta che mi incarnerò, anche in futuro, tu mi accompagnerai e canterai sempre per me. Arrivo, Mukunda in estasi. Arrivo, e tutti si sollevarono, tumultuose grida, applausi, vide gioia, e tutti iniziarono a cantare i santi nomi. Arrivo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Bene, grazie molte per la pazienza e attenzione. Bellissimo, Chaitanya Mahaprabhu è così compassionevole. Quindi se noi serviamo e relazioniamo con i devoti con lo stesso spirito, un sentimento di servizio amorevole, di collaborazione, Chaitanya Mahaprabhu sarà molto contento di noi e ci darà le sue benedizioni. Hare Krishna, grazie a tutti. Hare Hare.